Ciao a tutti da Globetrotter e dal Capitano Morgan e benvenuti in questo nuovo Trotter Vlog hashtag 1. Questo è un video totalmente improvvisato anche per mancanza di tempo, ma ci tenevo ad aggiornarvi su quelle che sono state le mie ultime settimane. Nel video precedente vi avevo lasciati dicendovi che avrei partecipato a questo Pride di Sette Mari. Esattamente che cos'è il Pride Sette Mari? Sono delle formazioni per ogni ruolo che avremo in villaggio, in struttura, quindi dall'istruttore di tennis all'istruttore di calcio, arti marziali, le fitness, coreografa, capi, animazione e quant'altro. Abbiamo passato veramente una bella settimana, sinceramente inaspettata. Sono stati professionali, ci hanno formato veramente tanto e abbiamo scoperto tante cose che prima non potevamo nemmeno immaginare, anche se c'erano dei colleghi che già avevano fatto quel ruolo, hanno comunque imparato tantissimo, veramente. Posso dire che siamo finalmente pronti ad affrontare una nuova stagione e l'affronteremo sicuramente al meglio. Siamo carichi, siamo motivati, non vediamo l'ora. Sul serio, io in primo. Io sono stato formato come social trotter, quindi vi avevo già parlato nel precedente video di che cos'era la social trotter. Ebbene, partirò come social trotter. La cosa bella e pazzesca è che girerò molto. Essendo un ruolo itinerante, mi hanno dato già le destinazioni, ovvero, devo leggerle. Praticamente inizierò fra 2 giorni con 3 giorni a Sharm nella nuova struttura di Sette Mari, che è il Jazz Belvedere. Dopodiché volerò diretto a Marsalam al Floriana Lagoon, dove farò 3 settimane. Poi tornerò a Sharm per diversi giorni. Poi volerò alle Canarie, spettacolo, mentre tutto il mese di luglio e anche parte del mese di agosto sarò in Grecia tra Creta, Rodi, Kos e Alonisos. Mamma mia, una figata pazzesca. Dopodiché 2 settimane a Zanzibar e Kenya. E forse a settembre dovrei essere a Gerba in Tunisia. Non vedo l'ora, sono veramente emozionato. Mi sento che darò il 100% e anche di più in questo nuovo ruolo, anche perché è una responsabilità pazzesca. E niente, quindi sono ufficialmente in partenza, ma questo non vuol dire che smetterò di girare video, anzi ne girerò veramente tantissimi. Uno, perché ne ho la possibilità, alla fine è il mio ruolo quello di fare video e foto, e troverò sicuramente qualche minuto per dedicarmi anche a voi. Non so quando riuscirò a pubblicare tutte le varie cose, dipenderà dalle connessioni, da quello che mi è permesso o non mi è permesso accedere, ma in qualche modo di tenere aggiornati lo trovo. Mi hanno fornito del materiale, mi hanno fornito una bellissima Canon EOS M, una fantastica mirrorless di colore rosso, mi hanno fornito un Samsung Galaxy S5 Mini, un portatile, e vari pacchi batterie, un cavalletto, insomma mi hanno dato tutto il materiale per poter fare al meglio questo ruolo. Ma entriamo più nel dettaglio di come si sono svolti questi 7 Mari Pride. Io sono arrivato un giorno prima perché almeno ho potuto accompagnare altre persone che erano con me in macchina per dividere le spese, ovviamente, e ho partecipato quella stessa sera a quelle che erano le formazioni delle piratesse, quindi del mini club di Sette Mari. Quella sera stavano facendo il face painting, quindi c'erano le docenti che facevano vedere come usare il colore, come usare il pennello, come fare molte cose in modo che potessero prendere spunto, esempio, e quindi fare dei fantastici face painting. L'hanno fatto anche a me, ora arriverà la foto. Sta arrivando la foto, ecco la foto. E che altro? Niente, poi il giorno dopo ci siamo svegliati, colazione, ci siamo ritrovati nella saletta dove di solito facevamo i WAF. Guardate il video del We Are Family 2.0 per capire di cosa sto parlando.
sigla Sette Mari, ci siamo dati il buongiorno. Abbiamo fatto un sacco di festa, perché anche questo non è, queste informazioni non servono solamente per annoiarci, anzi tutto al contrario, sono state bellissime, ma è questo che siamo, quindi farci sentire a casa, farci sentire una vera e propria famiglia. Niente, una volta divisi per vari ruoli, ci hanno smistato nelle varie stanze, quindi che ne so, le fitness sono andate in una piscina per fare l'acqua gym, gli sportivi in spiaggia per fare le loro attività e noi nella nostra stanza a studiare tanta teoria sull'utilizzo di questa Canon. Quindi ho preso veramente tante cose che mi serviranno per migliorare me stesso, più che altro anche sulla qualità dei foto e dei video, che in questo momento è tutto improvvisato. Finora ho sempre utilizzato una GoPro per girare i miei video, il cellulare per fare le foto. Ecco, adesso veramente posso dire di aver acquisito un pizzico di professionalità in più e con questa stagione posso veramente mettermi alla prova e imparare tante cose. Quindi un sacco di teoria, l'utilizzo del software Lightroom di Adobe è fantastico, che al contrario di Photoshop, che è un vero e proprio software per fare fotomontaggi, Lightroom in realtà serve solamente per correggere delle foto, quindi in post produzione modificarle da renderle un po' più belle, ok? E da togliere molti difetti o cavolate che abbiamo fatto noi scattando quella foto. Dopodiché andavamo a cena, ricominciavamo la sera, abbiamo approfondito anche l'utilizzo di Facebook, quindi come postare correttamente un post, gli hashtag, l'insight delle pagine, tante varie altre cose veramente molto utili. Siamo stati bene, ci siamo formati, ci siamo divertiti. E come ho già detto, non vedo l'ora di partire. Ho la valigia ancora da preparare, purtroppo. E quello sarà il mio più grande casino, perché tutte le volte preparare la valigia è veramente un casino. Pensi a quello che ti potrebbe servire, quello che non ti potrebbe servire. Ho la lista dei vestiti che ti danno già di base, che dà già di base l'agenzia quando ti invia a destinazione tutto il resto. E devi ovviamente restare in 15 kg, che per 6 mesi sono veramente pochi, ma in realtà non lo sono se pensi che tanta roba che ti porti dietro alla fine non la usi e non te ne fai veramente niente. Quindi stavolta cercherò di metterci un po' più di testa. Ciao Morgan! Morgan, ricordatevi del video precedente che vi stavo parlando di alcune sfide, ok? Potete scrivermi qualunque tipo di cosa, che ne so, magari vi mandate un messaggio sulla pagina del Globetrotter o mi scrivete su YouTube stesso dicendomi, non lo so, Globetrotter, perché non mi fai un video dove ci sei tu in questa situazione particolare? Ovviamente sappiate che io sono lì, ok? Come animatore, come social trotter, quindi le sfide sono belle anche quando posso interagire con i miei ospiti in struttura. Quindi magari devo fare una cosa particolare ma che riguarda anche l'animazione, ok? Io poi girerò un video, documenterò questo video dove farò la sfida che voi mi avete mandato e quindi creerò una playlist apposta su YouTube chiamata sfida, chiamata scommesse, ancora non lo so. Però sarebbe una bella cosa, intanto per tenere attivo me e poi per coinvolgere un po' tutti quanti voi. Chi ancora non l'avesse fatto, vi ricordo, iscrivetevi a Zu, questo nuovo social network fantastico che vi permette di postare tutto quello che volete, di condividerlo, di mettere un sacco di like, e siete sicuri che il vostro post viene visto veramente da tutti.
perché è un brutto difetto di Facebook, e se una persona in quel momento non mi sta seguendo, non lo vede, magari voi postate una cosa convinto che verrà vista da tutte le 1000 persone che sono iscritte alla vostra pagina, in realtà non è così. Quindi iscrivetevi a questo canale, trovate in descrizione il mio link, potete cliccarci sopra, iscrivervi, aggiungetevi agli amici, perché no? In modo che creiamo questa catena, io metto un like a te, tu metti un like a me, la cosa fa il giro, la cosa viene condivisa e vedrete che ne varrà la pena. Continuate a iscrivervi al canale, date un'occhiata anche ai miei video precedenti, ok? Non riguardano l'animazione, ma erano dei video che io ho voluto girare da novellino e quindi spero che vi possano piacere. Poi così potete anche criticarmi, potete darmi dei consigli, io posso imparare da quello che mi dite, ok? Devo cercare di non fare certe cose. Molti mi hanno già detto non mettere le foto nei video, perché io purtroppo ho la brutta abitudine di fare un video e alla fine del video mettere tutta una serie di foto, ok? È una cosa bruttissima, me ne sono reso conto, non si fa. Quindi se avete dei consigli scrivetemi tutto, anche sotto il video stesso, io accetto qualunque cosa. L'importante è che magari create un po' di like, che create un po' di movimento, che sia su Facebook o su YouTube. Detto questo, un saluto dal nostro capitano Morgan. Ciao Morgan. Vi lascio anch'io, vado a preparare tutte le mie cose e ci aggiorniamo con qualche selfie dall'aeroporto a quando arriverò in struttura. Comunque, il modo di tenervi aggiornati ve lo trovo sempre. Ciao a tutti!